Amici di Eventipress, salve e ben ritrovati in questo spazio dedicato alle amministrative del prossimo 12 giugno 2022. Il mio ospite è Franco Antonino, candidato a sindaco del comune di San Piero Patti. Buongiorno e benvenuto ad Eventipress, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei. Prima di cominciare, mi corre l'obbligo di ricordare al mio ospite che si assume tutte le responsabilità delle sue dichiarazioni e che Eventipress è l'intervistatrice, quindi io si dissocio anticipatamente da qualsiasi affermazione possa recare offesa a terzi. Iniziamo subito con le domande. Perché i suoi concittadini dovrebbero votarla? Diciamo perché con la lista che ho l'onore di rappresentare, Primavera San Pietrina, abbiamo strutturato un programma concreto, un programma a misura dei nostri cittadini di San Piero Patti, e dei loro problemi. Un programma che contiene molti punti che mirano a migliorare, il tessuto socio-economico del paese. Il nostro obiettivo, diciamo, che sarà quello di migliorare la qualità della vita del cittadino che vive a San Piero Patti, che la vive giornalmente, e anche l'intento di aumentare l'occupazione valorizzando tutte le potenzialità del territorio. Diciamo che soltanto così il nostro paese potrà rifiorire e diventare attrattivo per i turisti. Nel suo programma elettorale c'è un punto che le sta particolarmente a cuore? Diciamo, ciò a cui tengo particolarmente, che a mio parere rappresenta il cuore pulsante del nostro programma, è l'ascolto dei cittadini. Diciamo, chi meglio di chi vive quotidianamente il paese, può aiutarci a comprendere le problematiche che ci sono. Per questo, diciamo che ci impegneremo al fine di strutturare un canale digitale e un canale offline, per i meno avvezzi alla tecnologia, per permettere ai cittadini di segnalare qualsiasi malfunzionamento interno, al paese, ma anche e soprattutto di proporre soluzioni innovative per una democrazia che sia realmente partecipativa. Abbiamo anche intenzione di creare un team di persone che si occuperà di filtrare e gestire le richieste in entrata, in modo da garantire un servizio funzionale ed efficiente. C'è qualcosa che vuole dire ai suoi competitors? Diciamo che con loro materialmente, ci conosciamo tutti, il paese è piccolo. Non voglio fare nessuna polemica, ho stima di tutti gli avversari. Mi auguro che si possa arrivare a giorno 12 con confronti sereni e pacifici. Andiamo all'ultima domanda. Un appello agli elettori. Agli elettori, mi rivolgo agli elettori dicendo loro che ho una grande stima nei confronti dei miei concittadini e sono convinto che sapranno scegliere il loro sindaco. Per quanto mi riguarda, mi propongo di affrontare l'impegno di amministrare San Piero Patti con quella consapevolezza di come sia indispensabile guidare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente. Diciamo, con l'aiuto della mia squadra, composta da 12 persone che comprendono professionisti, ragazzi che per la prima volta si affacciano all'esperienza amministrativa, e ce ne sono anche altri che hanno una buona esperienza invece amministrativa. Diciamo, stavo dicendo, la cosa pubblica, amministrare la cosa pubblica in maniera sana e trasparente con l'aiuto della mia squadra e di tutti quelli che vorranno partecipare, sfruttando tutte le conoscenze e competenze acquisite in oltre 20 anni di esperienza, acquisita come dipendente comunale. Noi la ringraziamo per essere stato nostro ospite, le facciamo Io l'in bocca al lupo ringrazio così voi. come
Grazie, così come lo facciamo a tutti i candidati, non solo di San Piero Patti, ma anche di tutti gli altri comuni della provincia di Messina che si apprestano a vivere le amministrative del prossimo 12 giugno, e diamo appuntamento alla prossima intervista. Arrivederci. Grazie, arrivederci.